bella, regà! È tornato il vostro professore preferito! Preparate i fazzoletti perché questa nocciolina sarà... affranta! Giovanni Pascoli fu un poeta very very vips, attivo principalmente nella seconda parte del 1800. La sua vita privata è costellata da una serie di rutti... lutti! Maledetto autocorrettore! Nel 1867 muore il padre. Un anno dopo, la madre. Bene. Poco dopo, anche la sorella. Ah, e due fratelli. Che cazzo, ammazza che sfiga. Le cene di Natale Pascoli le faceva al cimitero. Sono una persona orribile. Chi non ha avuto il magone leggendo le strofe di 10 agosto? Ritornava una rondine al tetto. L'uccisero. Cadde tra spini. E l'aveva nel becco un insetto. La cena dei suoi rondini. Sto male. Proprio a causa di questi lutti precoci, uno dei temi più presenti nella poesia di Pascoli è quello del nido familiare. Pascolone sceglie di evadere dal mondo reale per rifugiarsi nel mondo dell'infanzia, dove l'individuo si sente isolato, ma tranquillo, rispetto ad una realtà che non capisce e che gli fa paura. Questo pensiero viene espresso in uno scritto che si intitola Il fanciullino. Pascoli afferma che dentro ognuno di noi c'è un fanciullino che fa sentire la sua voce, ma che con l'arrivo dell'età adulta ci rifiutiamo di ascoltarlo. Infatti, il vero momento poetico per Mr. Giovanni è proprio quello dell'infanzia. Il fanciullo, infatti, vede tutto per la prima volta e se ne meraviglia perché non capisce un c***o. Il nido, cioè la famiglia, rappresenta un luogo sicuro che può proteggerti dalla schifosa e triste realtà. In questo luogo, che è il nido, la vera importanza viene data alle piccole cose. Infatti Pascoli parla spesso di luoghi di campagna, solitari e lontani dal caos moderno, dove sfondarsi di pizza e popcorn davanti a film e serie TV. Oh, good guy, Giovanni! Il pensiero di Pascoli è radicalmente pessimista. Ed è basato sulla convinzione che la vita umana sia dominata dal dolore e dal male. Non ce la faccio, spegni tutto! Questa visione porta il poeta ad invocare la fratellanza. Gli uomini devono smettere di farsi del male tra di loro e unirsi contro gli ostacoli della vita. Esatto, grande! Giovanni Pascoli può essere inquadrato all'interno della corrente letteraria del decadentismo, caratterizzato da una sfiducia nella scienza e dalla visione di una società malata, decadente, unza, che ha perso i suoi valori. Insomma, la vita fa cacare. Ma oltre che decadentista, Pascoli è stato soprattutto un simbolista. I versi del simbolismo cercano di descrivere i tormenti dell'anima. E infatti Pascoli vedeva nella natura un simbolo della sua infanzia perduta. Finito! Ho una tristezza addosso, datemi dei cuccioli, delle caramelle...